è una studentessa del liceo artistico di Napoli. Nel liceo artistico di Napoli si sta affrontando in questo periodo la tematica della violenza sulle donne, ma Simona ha un racconto, una storia molto personale da raccontarvi e da raccontarci. Prego. Buongiorno a tutti, io sono Simona, come già detto la signora io faccio parte del liceo artistico, sono 2 anni che con la docente affrontiamo l'argomento della violenza delle donne ed è stato questo a spingermi a raccontarvi questo pezzo della mia vita. Lo ricordo benissimo, come se fosse ieri, invece risale a 7 anni fa. Mi trovavo nella stanzetta sulla scrivania a mangiare i sofficini mentre vedevo il mio cartone animato preferito, Biancaneve e 7 nani. Quando all'improvviso Biancaneve morde la mela. Sento uno strillo acuto, lo conoscevo talmente bene quel cartone da sapere che non proveniva dalla televisione. Così, impaurita e anche molto curiosa, mi alzo e vado in cucina. Quando entro, trovo mamma accovacciata con le braccia sul tavolo e singhiozzava talmente forte che non riusciva a sentirmi. Così papà, appena mi vede con le lacrime agli occhi, mi porta di nuovo in cameretta e mi mette un'altra cassetta, una nuova che non avevo mai visto, e mi dice «Sì, ma guardala, così dopo me la spiegherai». Non riuscivo a capire quel comportamento così strano. Così, quando papà ritorna in cucina, abbasso il volume e sento papà strillare. «Non è possibile, non può essere vero. No, no, si sono sbagliati». E mamma, con lo stesso tono, strillava. «No, Maurizio, è così, l'hanno riconosciuta». Dopo un po' viene mamma, con gli occhi gonfi e la voce tremante, e mi dice «Piccola, su, andiamo a mettere il pigiamino». Io la sto a sentire, le chiedo cosa è successo di così brutto e lei, non sapendo cosa dirmi, con la voce bassa e lauca, riesco solo ad udire. Federica è morta. Morta? Cos'è la morte? Come può una ragazzina di 19 anni morire? D'altronde così bella e simpatica. No, non era possibile, mamma si sbagliava. Però da quel giorno non sentii più il suo nome in casa e non osammo domandare il perché. Qualche anno dopo, accesi la televisione, avevo la febbre e rimasi a casa. Con me c'era mamma, papà era fuori per lavoro, così almeno mi disse. Guardando la TV passai su vari canali e ad un certo punto mi ritrovai mia zia, zia Patrizia. Cosa ci faceva in televisione affiancata da papà? E con le mani tremolanti e la voce leggera come un soffio raccontava la storia di Federica. Sì, vedete, lei era fantastica. Era fidanzata con un ragazzo e con lui ebbe una bambina bellissima. Anche se molto giovane, accettammo senza fatica questo arrivo ed eravamo tanto felici, molto felici. Loro presero una casa non molto distante da dove abitavamo. Dopo qualche mese incominciavano a non andare più d'accordo, però niente di che, sempre litigi molto miti. Un giorno mi chiesero di tenere la piccola perché loro dovevano uscire, una serata diversa, così mi disse quel mostro. Federica mi diede la piccola e bella come il sole mi disse «Mamma, ci vediamo domani». Mi diede un bacio frettoloso e andò via. Sì, via, ma non di casa, via per sempre. Quel mostro quella sera l'ammazzò brutalmente, la strozzò con dei cavi elettrici. Chiuse il suo corpo in un sacco della spazzatura e lo buttò in una cava in periferia. Solo dopo una settimana è stata ritrovata, da dei cani, vi rendete conto, da dei cani. Rimasi senza parola e ancora ora non ne ho. Ora sono cresciuta e mi hanno raccontato tutto, ma quel tutto ancora non mi è chiaro. Perché ora quel mostro schifoso è libero? Perché ora quel mostro schifoso ha un lavoro? E perché quel mostro schifoso ha una vita? Perché quel mostro schifoso potrebbe rivedere sua figlia? E perché la zia deve vivere con la paura? Perché dopo tanti anni di femminicidio lo Stato permette questo?